Ciao a tutte e a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono particolarmente euforica perché parliamo di due tra le mie passioni più grandi, cioè la Disney e lo streaming, piattaforme, serie TV, insomma film. Infatti, come penso sappiate un po' tutti, qualche giorno fa è uscito Disney Plus. Questo non è assolutamente un video in collaborazione con loro, ci tengo a dirvelo. Se lo fosse stato non ci sarebbe stato appunto nulla di male, anzi, magari, però no. Pagato tutto io, mi faceva appunto piacere condividere con voi alcuni dei titoli che ho rivisto e che mi hanno prima di tutto riportato all'infanzia o comunque a qualche anno fa, e alcuni invece che volevo vedere da tempo, che magari non trovavo in giro in streaming online, e c'è tutto quanto qui. Visto che su questa piattaforma ci sono tantissime cose, voglio dividere questo video in film e cartoni barra serie TV, quindi in questo parleremo solo dei film. Partiamo dalle prime informazioni perché sono sicura me lo chiederete. Disney Plus è una piattaforma tipo Netflix di streaming, ci sono disponibili 7 giorni gratuiti, dopodiché si parte con l'abbonamento, cioè quello mensile che viene 6,99€ se non sbaglio, comunque giù di lì, mentre io ho pagato quello annuale però scontato prima che uscisse, quindi ho pagato 59,99€ invece di 69,99€. Poi se ho sbagliato qualcosa magari ve lo scrivo in sovrappressione o me lo scriverete voi nei commenti, però più o meno giù di lì queste sono le info. Come partner principali troviamo Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Mi sposto un po' di qua così qua riesco a mettervi le copertine come faccio sempre, che mi è più comodo. Anche voi magari se scorrete veloce la barra, andate veloce, sapete sempre di cosa sto parlando. Sono tantissime cose quindi cercherò di andare veloce. Su questa piattaforma ci sono anche film e serie originali, infatti è uscito Lilli e Vagabondo il live action, bellissimo ragazzi, i pianti come una ragazzina, quindi assolutamente consigliato. Poi finalmente un sito che mette in streaming, diciamo così, sulla piattaforma il mio film preferito, che è Avatar. Tra l'altro recentemente ho anche fatto un tatuaggio dedicato. Non so se vi piacciono i film fantasy, è vostro, è vostro. Per favore rendetemi orgogliosa. Poi sicuramente tutta la saga di Star Wars da rivedere per intero. Sulla piattaforma ci sono tutte le varie trilogie, perché come sapete Star Wars ha 9 film, fino ad ora almeno, appunto divise in trilogie. Quindi c'è la prima trilogia, la seconda e la terza. Se sentite rumori strani è il cane che gioca sul letto. In più troviamo nuove saghe, quelli della Lego Star Wars. Insomma è pieno di extra o comunque speciali riguardo a questa saga. Quindi davvero se siete fan trovate la qualunque. Dopodiché c'è anche qui una delle mie saghe preferite per quanto riguarda eroi, supereroi, superpoteri. Tanto non si sa che sta a fare quello, ma a dettagli. Cioè la saga degli X-Men. Appena l'ho vista sono saltata perché non mi ero ricordata del fatto che adesso la Marvel ha acquistato sia gli X-Men che i Fantastici 4, proprio i diritti, come ha fatto anche con Spider-Man. E quindi pazzesco perché ci sono praticamente tutti e mi rifarò un bel rewatch di qualsiasi cosa. In più ci sono anche i film di Wolverine, tra l'altro, se vi interessa. Non mi ricordo se ci sono esattamente tutti i film, perché piano piano, come hanno scritto anche sui social Disney Plus, stanno aggiungendo sempre più cose. Quindi vedremo. Poi assolutamente dovete vedere Aladdin il live action, ci sono delle canzoni pazzesche. Non è sicuramente tra i miei live action preferiti, ad esempio io adoro quello di Cenerentola, ma ne parliamo dopo. Merita assolutamente. Dopodiché, sempre parlando di live action, abbiamo La Bella e la Bestia. Anche quello è molto carino, non è tra i miei film Disney preferiti, devo essere onesta, se mi conoscete sapete qual è, e quindi sì, insomma, però è da vedere, assolutamente bellissimo. Altro live action è quello di Maleficent, per ora c'è soltanto il primo film, ma chi lo sa, forse metteranno anche il secondo, per ora è ancora abbastanza nuovo, quindi penso lo faranno un pochino più avanti. Per quanto riguarda invece i film della Marvel, ve li dico subito, vi metterò una lista qui che ho trovato da un ragazzo che seguo su Instagram. Questa lista non è in base all'ordine di uscita dei film, ma in base all'ordine cronologico della storia. Infatti, come vedete, parte tutto da Captain America per poi passare a Captain Marvel, nonostante magari sia uno anche dei più recenti. Comunque qui vi metto tutta la lista. Se andate poi nella sezione Marvel, praticamente li trovate anche qua.
quasi tutti, non ho fatto un check completo ma ne ho visti parecchi. Poi un'altra delle mie saghe preferite, adoro Jack Sparrow, non saprei dirvi uno tra i miei preferiti, ma sicuramente l'ultimo è quello, uno anzi, di quelli che mi piace di più. A quanto pare manca soltanto il primo film, sto controllando adesso perché manca La maledizione della prima luna, anche qui magari lo metteranno. Poi ragazzi, un titolo che appena l'ho visto sono saltata perché è praticamente introvabile sul web, ed è Quel pazzo venerdì con Lindsay Lohan. Sto malissimo, se non l'avete mai visto lo dovete vedere perché è davvero fatto bene, carino, mamma e figlia si scambiano le identità nel vero senso della parola, come se io entrassi nel corpo di mia madre, e quindi Panico, vi lascio immaginare, stupendo. Poi anche qui un titolo che io cercavo da anni, ragazzi, in streaming non si trova neanche in DVD, sono Twitches, Gemelle Streghelle, non so se ve lo ricordate, io andavo pazza già da piccola per tutte queste cose di magia, quindi appena l'ho vista è stata la prima cosa che ho fatto partire sulla piattaforma appena uscita. Quindi c'è il primo e il secondo film. Il secondo per me è un flop totale, però il primo è già meglio, merita. Vabbè, che ve lo dico a fare, è molto adolescenziale, però ragazzi io adoro, quindi. Poi anche qui una cosa che mi ha riportata al passato, Halloween Town. Ci sono ben 4 film, tra cui anche Ritorno ad Halloween Town, che poi è con... non mi ricordo quanti attori cambiano, sicuramente quella principale sì. Stessa cosa Sky High, l'ho rivisto molto di recente in streaming perché l'avevo trovato così per caso, e anche qui adoro, sempre per la mia mania dei supereroi. E Sky High parla proprio di questo liceo per supereroi ed è carino, anche qui stessa solfa, adolescenziale, bla bla bla, però carino. Poi uno dei miglior capolavori secondo me della Disney, Hocus Pocus. Tra l'altro, piccolo PS, i produttori della Disney appunto vogliono fare un secondo film di Hocus Pocus e metterlo poi su Disney Plus, come anche di Come d'Incanto. Io stavo malissimo appena ho preso questa notizia, quindi spero di averne dato una buona anche a voi. Ebbene, si uscirà Hocus Pocus 2, non ho ancora ben capito se sarà con le attrici originali, spero di sì, comunque poi vedremo. Poi troviamo due dei miei film preferiti che sono poco conosciuti. Anche qui è un live action della Carica dei 101 / Carica dei 102, che poi sarebbe il secondo film. Ragazzi, sono un qualcosa di unico. Il secondo per me è ancora più iconic per quanto riguarda la parte di Crudelia del primo, però il primo è quello che poi è ripreso dal cartone. Quindi è stupendo, non ve lo perdete, perché l'attrice che fa Crudelia, che adesso non mi ricordo, magari ve lo cerco un attimo, Glenn Close, credo sia lei, è un qualcosa di unico. Dopodiché passiamo a uno dei miei miti, uno dei miei preferiti, perché io adoro tutte le singole canzoni di questi film, cioè Camp Rock 1 e Camp Rock 2. L'ho rivisti ieri e stamattina, quindi sono proprio fresca freschissima. Mi risulta veramente strano che non l'abbiate visto, però spero, se non l'avete mai visto, che lo recuperiate, perché sono pezzi di storia. Poi stessa cosa High School Musical, in questo caso abbiamo 3 film, adoro, più di questo non lo so, cioè se non l'avete mai visto è così iconic che ciao insomma. Poi anche qui una cosa che non è molto conosciuta perché è più recente rispetto a questi che vi ho nominato, cioè Descendants, non l'hanno messi tutti perché manca l'ultimo, che è appunto il terzo, che è il più recente, però ci sta Descendants 1, 2 e c'è anche la short story Under the Sea, più una versione corto animato che non ho mai visto e che mi ispira particolarmente, quindi la vedrò. Comunque adoro Descendants, parla di questi figli dei cattivi più conosciuti, in questo caso Maleficent, la regina cattiva, Crudelia, Demon e Jafar, poi vedrete, insomma li adoro. Il primo personalmente è quello che apprezzo di più, però poi mi direte anche voi quale preferite. Poi abbiamo Lemonade Mouth, l'ho recuperato recentemente perché me l'ero totalmente perso, anche quando ero piccola non l'avevo mai visto, ma ci sono anche lì delle canzoni stupende. Tra l'altro ci sono un sacco di attori che poi ritroviamo anche in alcune serie, sempre appunto Disney, in alcuni live action, tra cui appunto anche la più recente Naomi Scott, che ha interpretato Jasmine nel live action, insomma, quindi per dirvi un nome. Poi una cosa che è ancora più iconic di quelle che vi ho nominato finora, io stavo recentemente ricomprando tutti i DVD perché trovarli in streaming, a parte l'ultimo film, è impossibile, e sono le Cheetah Girls. Ragazzi, quanto mi sono mancate, anche qui sempre sulla scia Camp Rock, School Musical, pieno di canzoni, tutte da cantare, da ballare, insomma io me le ricordo singolarmente una per una. Trovate tutti e 3 i film, quindi
Andate, se non l'avete mai visto, vi prego. Mi metterei in ginocchio. Guardateli. Poi, anche qui, pieno di canzoni, ma tutti i film Disney, bene o male, ce l'hanno. Colpita da una stella. È una storia, secondo me, carina, che più di una volta noi adolescenti ci siamo immaginate, quindi sono sicura che vi piacerà. Poi c'è Hannah Montana The Movie, che è sicuramente uno dei primi della mia lista, perché adoro, adoro, adoro. Lizzie McGuire, dal liceale a pop star, quanto mi piaceva questo film, voi non lo potete immaginare. Primo perché comunque era ambientato a Roma, quindi lo sentivo abbastanza mio. Ma adoravo al tempo Hilary Duff, Lizzie McGuire, tutte le sue canzoni, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, è assolutamente bellissimo. Poi qui, quello che vi dicevo prima, il live action di Cenerentola, che a mio parere è uno di quelli fatti meglio, con gli attori forse più pertinenti che mi sono piaciuti di più. E anche qui che ve lo dico a fare, correte a vederlo se ve lo siete perso. Poi, il live action di Dumbo, è presente anche questo. Dumbo non è mai stato, sinceramente, uno dei miei cartoni preferiti. Quando sono andata al cinema, sì, ci sono andata, perché logicamente lo volevo vedere. Però non mi ha fatto impazzire, devo essere onesta. Sarà appunto che partivo già, non prevenuta, però che non mi piaceva comunque la storia. Strano ma vero, non mi ha fatto neanche emozionare. Io che piango se vedo una formichina che attraversa la strada. Però so che a un sacco di persone piace, quindi ve lo consiglio perché comunque è fatto bene. Poi che la storia soggettivamente a me non piace è un altro discorso. Poi c'è Avalon High, parla di una scuola per, in questo caso non è supereroi ma tipo di cavalieri. Mi ricordo, perché ancora non l'ho rivisto, però mi ricordo che quando l'ho visto su Disney Channel al tempo mi piacque tantissimo, quindi io ve l'ho messo nella lista perché magari a qualcuno può interessare. Poi, programma protezione principessa. Appena l'ho visto ho urlato, l'ho subito aggiunto alla lista perché c'è anche la possibilità di aggiungere le cose che volete vedere a una lista, con Selena Gomez e anche qui Demi Lovato. Adoro, stratosferico, bellissimo, stupendo, ecc. Un altro di quelli che ero entusiasta di vedere è Missione Tata con Vin Diesel. Io ho un amore per Vin Diesel in tutti i Fast and Furious, eccetera. Comunque non c'entra niente. E mi ricordo quando uscì questo film, io e mia sorella ce lo siamo riguardate tipo, non scherzo, 10 volte di fila. Quindi probabilmente me lo riguarderò con lei. Adoro, mi ricordo perfettamente tutto a memoria il pezzo del, chiamiamolo, balletto finale, per non darvi spoiler di altro tipo, però è davvero super simpatico e vi passerà il tempo così, ve lo dico. Poi abbiamo Principe Azzurro Circasi. C'è soltanto il primo film, però anche qui magari poi uscirà il secondo, mi sembra siano solo due. Una ragazza scopre di essere una principessa e quindi insomma vedrete poi come si evolverà il tutto. Poi c'è Ice Princess, che tra l'altro l'hanno messo anche su Netflix, piccolo PS. Parla di questa ragazza che impara a pattinare, ma non è una cosa semplice. E tra l'altro posso testimoniare a favore, perché io ho fatto quasi 5 anni di pattinaggio sul ghiaccio, raga, i piedi avete distrutti, ve lo dico. Poi, sempre ripreso dal mondo di High School Musical, la favolosa avventura di Sharpay. Se vi piace il personaggio di Sharpay Evans, se non sapevate l'esistenza di questo piccolo extra, appunto c'è anche questa parte dedicata tutta a Sharpay. Poi abbiamo Grosso Guaio a River City, che io in realtà mi ricordavo, l'ho riconosciuto dalla locandina, perché io mi ricordavo che avesse un altro titolo. Comunque in ogni caso parla di queste due sorelle, che poi mi sa che sono sorelle anche nella vita reale. Genere c'è scritto adolescenziale commedia, quindi perfetto. Poi uno secondo me dei meglio realizzati, sarà che c'è Johnny Depp, che per me è pazzesco in ogni cosa che fa. Alice in Wonderland, la versione appunto anche qui live action. Ci sono tutte e due i film, quindi il primo e il secondo. Mi piacciono davvero un casino. In più la stragrande maggioranza dei make-up presenti sono un qualcosa di unico. Io che sono appassionata anche di quello, guardo sempre. Poi, se siete appassionati di Chihuahua come me, vi ricorderete sicuramente il film Beverly Hills Chihuahua. Ecco, ci sono tutti e tre i film. Secondo me, anche qui, il primo è quello più iconico, il secondo il terzo è proprio così, però valgono assolutamente la pena, sono un sacco simpatici. Poi abbiamo Una scatenata dozzina. Adoro questo film, l'ho rivisto tante di quelle volte, anche qui super simpatico. Parla di questa famiglia appunto con, non mi ricordo se ha 12 figli o sono 12 in generale, quindi 10 figli, vabbè, comunque in ogni caso anche qui c'è Hilary Duff, c'è l'attore anche di Smallville mi pare, non lo so, spero di non sbagliarmi. Comunque carino. Non c'è il secondo
film, che a me piace tanto anche quello. Anche qui, magari lo aggiungeranno in futuro. Poi abbiamo Le Cronache di Narnia. Ragazzi, assolutamente uno dei miei fantasy preferiti of all time, di tutti i tempi. Il secondo per me ha un posto speciale nel mio cuore, perché è quello che mi fa viaggiare quando c'è una love story in mezzo. Per me è tipo favoloso. In realtà i film sono tre, in questa piattaforma ci sono soltanto il primo e il secondo. Anche per me il terzo non vale così tanto la pena di essere visto, però comunque c'è, quindi magari lo aggiungeranno più avanti. Poi, Quanto è difficile essere teenager. Anche questo è un film con Lindsay Lohan. Qui penso ci siamo fatti dei viaggi assurdi quando eravamo adolescenti, e mi piace tantissimo il pezzo dove si cambiano in treno. Mi è sempre rimasto in mente questa scena, o anche il pezzo del musical, insomma, se avete visto, sapete. Poi, altri film sui supereroi. Io ho un amore incondizionato per i Fantastici 4. Non so perché mi sono sempre sembrati super favolosi, con quelle tutine. Saranno che gli attori erano tutti, secondo me, perfetti. Tra cui anche Chris Evans, che secondo me... così. Però poi c'è anche un altro film che adesso vedremo. Quindi troviamo i Fantastici 4, gli originali del 2005 per intenderci, sia il primo sia il secondo film, quindi con Silver Surfer. E poi troviamo anche il film che diciamo è un po' il remake, che è stato fatto nel 2015, sempre i Fantastici 4. In questo caso la torcia la fa Michael B. Jordan, che non è niente male, però per me appunto la torcia originale, ragazzi, non si sbatte. Ma anche la donna è invisibile, ma anche la cosa, vabbè. Insomma, è una storia un po' rivista in modo diverso. Poi, un film che vi avevo consigliato anche tempo fa, non trovo da nessuna parte e l'hanno messo. La Casa dei Fantasmi. Ragazzi, è super, super, super simpatico, non fa paura. Into the Woods, che anche qui è un mezzo musical in realtà, da quello che mi ricordo, perché l'ho visto una volta sola. Però ha un sacco di attori e attrici valide, quindi mi ricordo che comunque era carino. E se non sbaglio parla di diverse fiabe, storie che si incontrano all'interno proprio di questa foresta. Però correggetemi se mi sbaglio, perché l'ho visto una volta tanto tempo fa. Lo riguarderò sicuramente. Poi abbiamo The Last Song. Mamma mia, ragazzi. Film con Liam Hemsworth e Miley Cyrus, dove poi si sono conosciuti, innamorati, e mo si sono separati, ma dettagli. È un film carinissimo. Le lacrime che ho pianto è... neanche ve lo so spiegare. Poi saprete perché, nel caso non l'avete ancora visto. Stupendo. Poi c'è la canzone praticamente famosissima, When I Look at You. Quindi è davvero, davvero... romantico, molto molto carino. Poi, qui sono rimasta sconcertata. Prima, mentre cercavo i titoli da mettere nella lista, ho trovato questo, ho detto what? Perché io il primo film l'ho cercato in streaming con molta fatica, poi l'ho trovato e me lo sono guardato, ed è Life Size. Praticamente parla di questa bambola, diventa umana, nel vero senso della parola. Tra l'altro è con Tyra Banks. E il primo film, anche qui, è con Lindsay Lohan, piccolissima. Il secondo non mi ricordo con quali attori è, però c'è sempre Tyra Banks, c'è il secondo in questo caso. Uno dei film che mi emoziona sempre tantissimo, sarà che io adoro Robin Williams come attore. Da quando ho visto Sugli Ali della Libertà, per me è assolutamente il numero uno, non si batte. E quindi appena ho visto Mrs. Doubtfire sulla piattaforma ho dovuto assolutamente consigliarvelo. Non è un film super recente, però è un must da vedere, da conoscere. Interpretazione magistrale, super simpatico, ma allo stesso tempo crudo in alcune frasi, in alcune... momenti, quindi è bellissimo. Poi abbiamo Il Grande Potente Oz. Anche qui l'ho visto una volta sola su Sky Cinema, se non sbaglio, però non era fatto male, quindi ve lo consiglio perché magari lo aggiungete alla lista, vi piace tantissimo. Appunto, basato sul mondo del mago di Oz, però non è la classica storia con Dorothy H.H. da quello che mi ricordo. Anche qui poi ogni volta, se volete nei commenti, potete aggiustare quello che dico, non lo so. In ogni caso mi era piaciuto, era fatto comunque carino. Poi abbiamo Percy Jackson e i Dei dell'Olimpo, in questo caso il primissimo film, anche se in realtà sono due, quindi probabilmente anche qui prossimamente metteranno il secondo. Parla di questi figli mezzo sangue degli dei. Io sono appassionatissima di mitologia greca, e parla praticamente delle loro avventure. Percy Jackson è quello che sta un po' sempre in mezzo, tipo l'Harry Potter della situazione, ok? C'ha sempre lui, poraccio. Ultimo della mia lista dei film è Apprendista Stregone. Questo qui è un film che io ho visto tantissimo tempo fa, ma mi ricordo mi piacque tantissimo, perché comunque era molto carino. Tra l'altro c'è un piccolo cameo, una piccola apparizione di Monica Bellucci, che io ero rimasta sconvolta al tempo, perché dico, ma che cosa ci fa Monica Bellucci? C'è anche Nicolas Cage, insomma,
è molto carino. Detto ciò, ragazzi, la nostra lista dei film è terminata. Se vi va, iscrivetevi al canale per seguire poi quando uscirà la lista dei cartoni / serie TV. Per ora io vi saluto, spero appunto di leggere nei commenti le vostre opinioni, se ho sbagliato qualcosa, i film che appunto voi non vedevate l'ora di vedere sulla piattaforma, che avete visto per prime. Insomma, scrivetemi la qualunque. Io vi mando un bacione e ci vediamo presto. Ciao!